io sono Davide Troiani e Roberto Fortunato e insieme ci occupiamo appunto di questa startup che ha come focus principale il business matching, che è il momento che permette di far incontrare domanda e offerta commerciale per costruire delle relazioni di business. Con We4Biz andremo a consolidare questo momento, a concretizzarlo, offrendo ai nostri utenti degli strumenti semplici, intuitivi e anche divertenti per appunto andare a concretizzarlo. Il funzionamento di We4Biz è molto semplice, ci si iscrive utilizzando LinkedIn come provider e le informazioni vengono prelevate per andare a costruire un profilo personale minimo che viene poi arricchito con le nostre abitudini e le nostre preferenze. Il sistema di ricerca nel quale verremo inseriti ci raggrupperà in base alle nostre competenze e all'ambito in cui operiamo, per poi andare a offrirci dei contenuti rilevanti e interessanti e ci offrirà anche una serie di servizi ulteriori come le aree di collaborazione all'interno delle quali io e la mia rete andremo a condividere dei materiali e a collaborare sui progetti e una chat oppure anche un'agenda nella quale andremo a fissare degli appuntamenti con altre persone, appuntamenti fisici che si svolgono durante gli eventi. Utilizziamo come focus l'evento perché è un mercato particolarmente ricco e in Italia anche e soprattutto con delle grandi prospettive di crescita. Ci rivolgiamo anche agli organizzatori degli eventi perché diciamo che in Italia c'è un mercato degli eventi che esprime circa 270.000 eventi all'anno, in Europa siamo a 5 milioni e quello che abbiamo riscontrato è che effettivamente la possibilità di creare un meccanismo che mette insieme la domanda e offerta di contatti di relazione funziona. Ha funzionato negli esperimenti che abbiamo fatto, abbiamo avuto migliaia di iscritti spontanei, nessun tipo di necessità di help desk durante la manifestazione e effettivamente si sono concretizzati proprio degli eventi in loco. Ci rivolgiamo agli organizzatori degli eventi, diamo anche supporto in termini di tecnologia abilitante alla registrazione e alla sicurezza attraverso una modalità che poi possiamo approfondire attraverso blockchain e per quanto riguarda la privacy un sistema di spacchettizzazione degli elementi di accettazione delle varie privacy policy. Ok, grazie.